Tra il leggere e il nulla, di Francesco Crosato, prima parte. Lo scolaro Oliver seguiva da sempre una particolare dieta mediterranea, un po' carica, alternando a mensa, senza peraltro dare nell'occhio, incredibili forchettate di pasta a grossi tozzi di pane. Morbosamente attratto dalle cosce di pollo svettanti dai vassoi, non mancava di inviar languidi sguardi anche a zampe, ali e petti di gallina. Avvezzo a consumar pasti abbondanti fin dalla più tenera età, sollecitato da un parentado grossolano che lo additava quale scoppiettante ritratto della salute, il fanciullo cresceva selvaggio e sgangherato, camminava traballando sotto il suo peso. Le gambe, coperte di lividi, parevano possenti colonne di un tempio, incise da turisti incivili. Quando la classe si preparava ad uscire, Oliver inforcava cappotti e giubbottini a rovescio, lasciando che i colli gli si accartocciassero lungo la schiena, così che dovevo sfilarglieli come fatture da pacchi postali. Una volta in cortile, piombava rumorosamente tra la ghiaia, disperdendo con l'atmosfera e per l'atmosfera gomme, matite, velivoli di carta e velieri. Recuperato convulsamente il tutto, montava in groppa la bici e con un lungo nitrito la faceva impennare. Svoltato l'angolo, tornava, con mio malcelato sollievo, al desco natio, dove sarebbe stato nuovamente rimpinzato da una madre incapace di negargli qualsivoglia pietanza e da un padre che a quell'ora soleva ingoiare una incredibile mole di pasta prima di riprendere il suo doppio, forse anche triplo, lavoro nei campi. Il confuso e un po' sbraccato modo di stare al mondo di Oliver però trovava massima espressione nella lettura, che il piccolo soleva inventarsi per una buona metà, così che un comunissimo cameriere poteva ai suoi occhi trasformarsi in esotico cammelliere, una grossa e pudica mongolfiera, in snella, maliziosa, quanto improbabile mutandiera, e se era ingiornata, un grigio e scolastico cartellone poteva passare a miglior vita nei panni di vacanziero e balneare ombrellone.